Sanità manovra per scongiurare il blocco delle assunzioni. Giorno di Pasqua, nuova intimidazione, il sindaco di Rocca Bernarda busta con due pallottole sul parabrezza dell'auto. Piscopi sani contro tutti, pronti a far evadere il boss di Ariola, un pentito rivela, un comando stava per muoversi. Operazione Galassia, scommesse in 'Ndrangheta, preso a Malta il latitante Ricci. Messina, Cosenza, Reggio e Vibo, tutti i comuni a rischio di dissesto secondo la Corte dei Conti. La Calabria è prima in Italia. Operazione Pasqua sicura a Catanzaro, controlli su tutto il territorio, 4 denunce. Pasquetta col maltempo, ma pochi temerari e la gente che si sposta. Strade vergogna nel Regino, a Gerace una pasquetta di protesta in piazza per la strada vergogna. Bentrovati, giornale di Telemia. Cominciamo dalla sanità. La settimana dopo il Consiglio dei Ministri di Reggio Calabria, la manovra da parte del governo per scongiurare il blocco delle assunzioni. Tra deroghe e strategici ritardi si allontana, almeno nell'immediato, lo spauracchio del blocco delle assunzioni nella sanità calabrese. Parallelamente si dilata però l'arco di tempo per procedere alle assunzioni per scorrimento delle graduatorie vigenti, degli idonei o per completamento delle procedure concorsuali in essere, prima che scatti lo stop automatico al turnover conseguente all'esito negativo del tavolo adduce. Che il blocco possa tardare, lasciando tempo e respiro al processo di reclutamento del personale destinato a colmare i posti lasciati vuoti dai pensionati quota 100 e quelli comunque da coprire per evitare che il sistema sanitario regionale collassi per asfissia assistenziale, lo si evince non solo dal buonsenso ma anche dalla conclamata volontà del commissario al piano di rientro Saverio Cotticelli di chiedere delle deroghe. Se peraltro gli ospedali andassero in tilt per mancanza di personale e di servizi aumentassero, che figura farebbe il decreto Calabria voluto dal premier Conte e dal ministro Grillo? È noto comunque ai tavoli ministeriali di verifica che il disavanzo sanitario non è legato alla spesa per il personale, ma a quella per l'acquisto di beni e servizi. Per non parlare poi del lievitare degli interessi per i ritardati pagamenti ai fornitori. Segnali sui varchi temporali prima del blocco di turnover ve ne sono, anche perché non è affatto certo che il famoso verbale del tavolo adduce dove si certifica lo sforamento del disavanzo da cui deriva il blocco sia pronto per essere spedito in Calabria. Sembra paradossale, ma più tarda il verbale più si potrà assumere. Non tarderanno invece le verifiche sul management delle aziende e già da ora la decadenza dei commissari straordinari aziendali. Nel giorno di Pasqua una nuova intimidazione ad un sindaco calabrese, a quello di Rocca Bernarda, busta con due pallottole sul parabrezza dell'auto. È accaduto il giorno di Pasqua, in pieno giorno, mentre la comunità si accingeva a festeggiare. A Rocca Bernarda i soliti ignoti hanno collocato una busta con dentro due cartucce di fucile sul parabrezza della macchina del sindaco, Nicola Bilotta. La Hyundai X35 del primo cittadino era parcheggiata poco lontano dalla chiesa madre. All'uscita dalla funzione pasquale delle 11 di domenica, Bilotta ha trovato così la sgradita sorpresa. Dell'accaduto ha subito informato i carabinieri della locale stazione della compagnia di Petilia Policastro. I militari hanno avviato da subito le indagini su questa ennesima intimidazione ai danni del primo cittadino. Già lo scorso 2 marzo il sindaco che guida il comune dal giugno 2017 era stato bersaglio di un avvertimento. In quell'occasione ha steccato di cutro una mano ignota, aveva collocato una bottiglia con benzina e un accendino al cancello d'ingresso della casa estiva della famiglia di Bilotta. Le intimidazioni al primo cittadino fanno parte del resto di uno stillicidio di avvertimenti e danneggiamenti che negli ultimi anni a Rocca Bernarda hanno colpito privati amministratori locali. Tra l'altro, dallo scorso febbraio è insediata in comune la commissione d'accesso per vagliare sugli atti e provvedimenti delle ultime amministrazioni. Immediata è stata la risposta degli amministratori di Rocca Bernarda sulla pagina Facebook. Il gesto, scrivono, è estremamente significativo quanto emblematico se si pensa che è stato perpetrato in piazza all'uscita dalla Santa Messa in un giorno di festa, quando le persone felici pensano a scambiarsi gli auguri. Chi pensa che abbiamo paura di questi gesti non ha capito che lotteremo ancora più fermamente nei confronti della mafia. Il tempo sarà galantuomo, tutti dovranno rispondere davanti alla legge. Non è tardata ad arrivare neppure la risposta della popolazione. Infatti la comunità di Rocca Bernarda si è ritrovata subito in piazza e ha dato vita ad una fiaccolata silenziosa. Insieme, uniti per ribadire l'importanza del valore della legalità che deve essere sempre fondante e caratterizzante di una comunità sana.
80% di sconto per i dipendenti di esercito, forze dell'ordine, e anche viaggiare sarà più sicuro sui mezzi italiani dal 1° di maggio. Mezzi di trasporto pubblico più sicuri in Calabria. Dal prossimo 1° maggio tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine nella nostra regione potranno circolare su autobus e treni con agevolazioni sul costo degli abbonamenti fino all'80%. Il provvedimento nasce da una misura inserita nell'ultima legge di stabilità della regione Calabria su input del presidente dell'assemblea legislativa Nicola Irto, e tra una settimana entrerà in vigore. È stato infatti emanato il disciplinare dal settore trasporti della cittadella e le prime convenzioni sono state stipulate con gli operatori del trasporto locale, che applicheranno gli sconti con la copertura dei costi a carico della regione. L'importante misura, che si prefigge l'obiettivo di incrementare la sicurezza sui mezzi pubblici utilizzati dai cittadini, è stato presentato in Consiglio regionale. Un'iniziativa molto partecipata alla quale sono intervenuti, oltre all'ideatore della norma Nicola Irto, l'assessore regionale ai trasporti Roberto Musmanno e il dirigente della regione Giuseppe Pavone, che ha illustrato i contenuti del provvedimento, nonché le forze dell'ordine, i sindacati e le associazioni delle imprese di trasporto. Grazie a questa norma, ha sottolineato Irto, nell'agevolare le condizioni economiche dei tutori dell'ordine pubblico, garantiremo sicurezza ai calabresi che viaggiano su bus e treni, e una norma di civiltà per la nostra regione, credo sia un atto di grande valore, soprattutto a beneficio degli utenti delle aree calabresi più periferiche. Diamo ai calabresi la tranquillità di sapere che sui mezzi di trasporto viaggeranno tutori dell'ordine, che dovendosi qualificare una volta a bordo, di fatto, eleveranno gli standard di sicurezza sui vettori utilizzati da migliaia di persone per recarsi nei luoghi di studio o di lavoro. Lo stanziamento iniziale è di 400.000 euro, ma gli uffici, come spiegato dall'assessore Musmanno, sono al lavoro per una copertura finanziaria stabile e sostenibile. Soddisfatti i sindacati delle forze dell'ordine, il primo concreto investimento sulla sicurezza messo in atto dalla regione da molti anni a questa parte. Messina, Cosenza, Reggio e Vibo, tutti i comuni a rischio dissesto secondo la Corte dei Conti, e la Calabria si scopre prima in graduatoria. Comuni che rischiano il fallimento per i conti disastrati. Il numero delle città con l'acqua alla gola in Italia è piuttosto ampio e secondo gli ultimi dati dell'ottobre scorso dalla Corte dei Conti, oltre a Catania e Alessandria, citata dal ministro Matteo Salvini, tre comuni da salvare dal dissesto rischiano la bancarotta: città metropolitane come Napoli, insieme a tantissime altre di piccole ma anche di medie dimensioni. Stiamo parlando di Vibo Valentia, Caserta, Messina e poi la provincia di Siracusa. In tutto sono circa 400, secondo gli ultimi dati aggiornati, i comuni che hanno dichiarato il dissesto o avviato le procedure di riequilibrio finanziario, secondo quanto previsto dal testo unico degli enti locali. Tra i comuni entrati nel capitolo allarmante del dissesto a fine settembre 2018 figuravano tra gli altri anche Gioia Tauro, Terni, Potenza, Milazzo e Cefalù, ma altre realtà, poco meno di 200, hanno invece avviato le procedure per il predissesto. In questo elenco, oltre a Napoli e Catania, figura anche Cosenza, Reggio Calabria, Messina, Savona, Frosinone, Rieti e Pescara. In ogni caso è bene ricordare che la stragrande maggioranza degli 8.000 comuni italiani, almeno a stare ai dati della Corte dei Conti relativi al 2016, ha presentato bilanci in ordine. Ma una piccola percentuale di questi è riuscita ad accumulare un disavanzo pari a 2,6 miliardi di euro. A livello regionale, il record per la presenza di comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario o che invece hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale spetta alla Calabria, dove su un totale di 409 comuni, secondo i dati di un anno fa, si registravano 41 dissesti e 54 riequilibri, per un totale quindi di 95 municipi. A seguire poi la Sicilia e la Campania. Secondo questi dati, tra le regioni esenti da municipi con difficoltà finanziarie figurano invece il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige, la Valle d'Aosta, il Veneto e la Sardegna. Pisco Pisani contro lo Stato, pronti a far evadere il boss di Ariola, e un pettito che rivela un comando stava per muoversi.
Il boss delle Preserre Vibonesi, Bruno Emanuele, doveva evadere. Parola del pentito Raffaele Moscato. Nel 2015 il boss di Gerocarno e Sorianello, braccio armato del locale di 'Ndrangheta di Ariola, era già stato condannato a 2 ergastoli per gli omicidi commessi a Cassano di Antonio Bevilacqua e Nicolo Abruzzese, a capo del clan degli Zingari contrapposto ai Forastefano, alleati dello stesso Emanuele, e poi a 22 anni di reclusione per associazione mafiosa nel corso del processo Luce dei Boschi. Diverse volte abbiamo provato a far evadere Bruno Emanuele dal carcere, racconta Moscato, e allo scopo abbiamo fatto decine di incontri, in particolare con un certo Pasquale di Cassano allo Ionio, Linuccio Idà, Giovanni Emanuele e Domenico Collaudia III, di cui si parla nelle intercettazioni del bar Toni di Nicotera. L'azione, continua Moscato, non è stata mai portata a termine in quanto arrestavano sempre qualcuno. Ad esempio, l'ultima volta hanno arrestato Giovanni Emanuele per il fatto delle armi nell'operazione Calibro 12 a Soriano. La penultima volta invece era avvenuto l'arresto in Puglia di Pasquale di Cassano per cocaina e eroina. Il collaboratore di giustizia ricorda quindi che l'evasione doveva avvenire mentre Bruno Emanuele aveva il processo a Cosenza, quando prese l'ergastolo per l'omicidio di Bruzzese degli Zingari, quale favore a Forastefano, quello che oggi è pentito. Bruno Emanuele voleva infatti bene a Tonino Forastefano più che ad un fratello e avrebbe dato la vita per lui. Forastefano, in cambio, quale favore, aveva partecipato all'omicidio dei fratelli Giuseppe e Vincenzo Loiello a Gelocarne. Raffaele Moscato spiega inoltre che l'intenzione di far evadere il boss Bruno Emanuele derivava dal timore che lo stesso fosse sottoposto al regime di 41 bis, il carcere duro, con impossibilità quindi di comunicare con l'esterno. Nella zona delle Preserre, rimarca il collaboratore, oggi sono vincenti gli Emanuele sui Loiello, sia per motivi legati alla faida, sia per monitorare l'attività delle forze dell'ordine e l'installazione di telecamere fra Soriano, Gerocarno e Sorianello. Qui ci sono soggetti appostati con i binocoli per vedere chi arriva. Questa cosa me la disse Giovanni Emanuele, affermando che 2 suoi uomini si occupavano di questo per lui. Una volta fuori dal carcere, Bruno Emanuele aveva garantito sia ai Piscopisani quanto al clan Bonavota di Sant'Onofrio e ai Tripodi di Porto Salvo che avrebbe eliminato personalmente il boss Pantaleone Mancuso, alias Scarpuni, e poi il pentito e suo ex amico Tonino Forastefano, di cui avrebbe conosciuto una località protetta in cui si trovava sotto la nuova veste di collaboratore. Bruno Emanuele, una volta evaso, sarebbe stato pronto a fingersi morto per gli altri clan e la giustizia, facendo portare il lutto alla sua famiglia, fingendo di essere morto per Lupara Bianca. Giovanni Emanuele invece avrebbe chiesto a Rosario Battaglia, una persona dei Piscopisani, per commettere un agguato nelle Preserre Vibonesi. La scelta sarebbe ricaduta proprio su Raffaele Moscato, il quale si è però rifiutato, spiegando a Rosario Battaglia che i Piscopisani dovevano prima sistemare i fatti di sangue che li vedevano direttamente impegnati nello scontro con i clan Patania di Stefano Coni. Vittima designata di Giovanni Emanuele sarebbe stato Rinaldo Loiello, all'epoca legatissimo al boss Pantaleone Mancuso, detto Scarpuni. Operazione Galassia, scommesse e 'Ndrangheta. Preso a Malta il latitante Ricci. Era sfuggito alle manette il 14 novembre 2018 quando scattò la maxi operazione denominata Galassia, con i 20 fermi disposti dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Un blitz che ruotava contro la 'Ndrangheta del settore delle scommesse online, con imprese di fatto attive in Italia ma con sede legale in Austria e Malta. E Antonio Ricci, latitante arrestato in questo ponte di Pasqua a Malta, è considerato dagli inquirenti al centro di collegamenti diretti con Lendrine di Reggio e referenti esteri. Si è conclusa così, dopo poco più di 5 mesi, la latitanza di Antonio Ricci, incastrato dai segugi delle Fiamme Gialle e della DDA di Reggio Calabria, che nella localizzazione, nella fase dell'arresto, hanno beneficiato anche della collaborazione della polizia maltese in collaborazione con lo SCIP del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. Nell'ambito dell'operazione Galassia, il quadro accusatorio contesta l'organizzazione che faceva affari d'oro con le scommesse online, l'esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse, l'omessa dichiarazione di redditi e IVA, la truffa aggravata ai danni dello Stato in relazione alla mancata corresponsione all'erario della tassa prescritta per l'esercizio delle attività di giochi e scommesse, ma anche riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego dei proventi di delitto, concorrenza sleale. Contestualmente alle misure cautelari sono state sottoposte a sequestro 17 imprese operanti sul territorio nazionale, 23 imprese estere, 33 siti di scommesse online, 24 immobili, numerosi automezzi, ma anche conti correnti italiani ed esteri, nonché innumerevoli quote societarie.
E parliamo della scomparsa di Natalina Papandrea, Rocella Ionica, un giallo prossimo alla soluzione. La procura di Locri, infatti, in virtù delle indagini fin qui svolte dai carabinieri della stazione di Rocella, diretta dal luogotenente Francesco Nanni, avrebbe iscritto nel registro di indagati una persona. Potrebbero emergere presto importanti novità investigative sul caso di Natalina Papandrea, la 43enne roccellese, mamma di una bimba di 7 anni, scomparsa da circa un anno e mezzo. La procura di Locri, infatti, in virtù delle indagini fin qui svolte dai carabinieri della stazione di Rocella Ionica, avrebbe iscritto nel registro degli indagati una persona. Si tratterebbe di un insegnante in pensione residente in una cittadina della Locride, non lontana da Rocella Ionica. Nei confronti dell'indagato si ipotizzano i reati di omicidio e occultamento di cadavere. A fornire però certezze più concrete agli investigatori dei carabinieri e ai magistrati della procura saranno i risultati delle analisi effettuate dai carabinieri del RIS di Messina all'interno dell'auto, per diverso tempo posta sotto sequestro, di proprietà dell'indagato. Altri rilievi ritenuti importanti dagli investigatori potrebbero invece arrivare dalle perquisizioni fin qui compiute in alcune abitazioni, tra cui proprio quella dell'indagato. Di Natalina, nonostante le prolungate indagini compiute dai carabinieri, gli appelli della famiglia, delle istituzioni e delle associazioni cittadine, non si hanno più notizie dal 17 novembre 2017. Avversità atmosferiche nel giorno di Pasquetta, soprattutto nella piana di Gioia Tauro, con un fortissimo vento, però questo vento, queste avversità atmosferiche non hanno frenato la gente molta, ha fatto la classica gita fuori porta. Il 40% degli italiani e circa 25.000 calabresi hanno trascorso la tradizionale gita fuori porta di Pasquetta in campagna, al mare e in montagna, gettonatissimi soprattutto gli agriturismi, i parchi, le aree protette. E quanto emerge dall'analisi col Diretti XE, dalla quale si evidenzia che gli italiani hanno speso complessivamente oltre 1,7 miliardi di euro per imbandire le tavole della Pasqua, con il 65% che ha deciso di consumare a casa propria o di parenti e amici la tradizionale pranzo. Il tempo del resto non è stato favorevole, soprattutto in Calabria tirrenica. La pioggia battente nel pomeriggio, con un netto calo delle temperature massime che, dicono gli esperti, proseguirà anche nei prossimi giorni, non ha reso infatti la vita semplice ai nostri conterranei. Di certo non migliora neppure la situazione meteo sulla Calabria ionica. A Siderno la violente mareggiata delle ultime ore ha devastato il pontile, simbolo del litorale sidernese. Una parte, infatti, con i pilastri già lesionati, la cui stabilità era già compromessa da tempo a causa delle vecchie mareggiate, ha ceduto di fronte all'impeto delle onde e del vento, spezzandosi rovinosamente. Anche a Cittanova la tempesta di vento che si è abbattuta sul litorale calabrese nel weekend pasquale ha provocato notevoli danni a strutture pubbliche e private. Le violente raffiche sono infatti continuate fino a sera e, oltre a colpire civili abitazioni, ad abbattere alberi, hanno devastato anche la palestra polivalente Padre Pino Puglisi. Una struttura di recente realizzazione, scrive il comune, che ospita quotidianamente un rilevante numero di fruitori. Intanto, dicono gli esperti, la pioggia e il vento proseguirà per tutta la giornata di oggi. Domani invece si attendono miglioramenti al centro-sud. Ora torna la svuta a Siderno ed è nuovamente record, ma è stato soprattutto un pomeriggio di grande festa in piazza Porto Salvo e attorno ad essa ieri a Siderno. E a Siderno è ancora una svuta da record, confermato un lunedì dell'Angelo all'insegna del Dolce Pasquale, ancora un record in termini di lunghezza. Naturalmente l'iniziativa è stata voluta dalle associazioni commercianti insieme alla Ionica Holiday e alla Proloco. Complimenti a tutti coloro che hanno contribuito questa volta alla realizzazione e alla buona riuscita dell'evento. Tra gli altri dobbiamo ricordare la Regione Calabria, che ha assicurato il proprio contributo patrocinando e sponsorizzando il concerto serale di Mimmo Cavallaro. E spunta una sorpresa. Durante la manifestazione ecco uscir fuori la torta dedicata a tre grandi imprenditori deceduti. Si tratta degli imprenditori sidernesi, gli indimenticabili Ciccio Diano, Raffaele Trimboli e Pasquale Sgotto. La torta è stata realizzata da Domenico Guttà del Bar Dolcemente ed è stata esposta nell'occasione appunto della svuta. Migliaia le persone che hanno deciso di passeggiare sul Corso della Repubblica all'insegna del Dolce Pasquale. Questa iniziativa è la classica dimostrazione che quando si lavora uniti per il bene comune si può rialzare la testa ed organizzare eventi che possono dare nuova linfa alle attività commerciali. Cominciamo a dire che siamo soddisfatti per l'affluenza di gente che c'è, quindi diciamo che è andata bene.
ma la cosa bella di questa manifestazione è che, diversamente dagli altri anni, questa è una manifestazione organizzata sempre in primis dall'amministrazione comunale. Invece quest'anno, in assenza dell'amministrazione comunale, su una forte spinta di alcune pasticcerie, alcuni pasticceri di Siderno, che si sono collegati col mondo associativo della città, si è deciso di portarla avanti lo stesso. Quindi quest'anno è stata veramente frutto, questa manifestazione frutto del popolo, naturalmente sempre con la collaborazione dell'amministrazione comunale, però mentre prima la progettazione partiva da là, questa volta è partito tutto dal basso. Quindi vedere tutta questa gioia stasera dopo tantissimo lavoro da parte di tutti è stata veramente una grande soddisfazione. Allora, è stata voluta fortemente dalle associazioni, anche dall'amministrazione comunale che ci ha appoggiato, dalla Regione Calabria che ha sponsorizzato il concerto di Cavallaro, però sono state le sinergie delle parecchie associazioni che si trovano a Siderno, e quindi è stato un successo proprio della cittadinanza, voluta fortemente, è stato veramente un bel successo. Ve l'aspettavate tutta questa affluenza di gente oggi? Sì, ce l'aspettavamo, perché comunque Siderno è una cittadina che accoglie. Ogni manifestazione fatta a Siderno è sempre riuscita, quindi anche questa con per la sguta, che comunque è il dolce tipico pasquale, che ha coinvolto in pratica tutti i paesi della Riviera di Gelsomini, e siamo veramente orgogliosi e molto contenti di essere riusciti a farla in pratica. Ecco, cercherò di sintetizzare ed esternarle quello che è l'essenza di questa manifestazione. Siamo tutti contenti perché questa sera, a parte il dolce, a parte la tradizione della sguta, abbiamo visto un grande momento di cooperazione, lavorare insieme e fare rete, perché sappiamo che questa è la formula vincente per poter dare dignità a Siderno e a tutto il comprensorio, perché senza la rete non si va da nessuna parte. Vogliamo ringraziare la stampa, Telemia che è sempre disponibile, poi questo agente che è molto bravo, Maurizio, sempre con noi, quindi siamo contenti. D'ora in poi lavoreremo sempre su questa linea, ormai abbiamo creato questo senso di cooperazione. La gente ha capito che per stare insieme bisogna fare un passo indietro, non bisogna presentarci a un tavolo con altre associazioni se non abbiamo rispetto degli altri. Quindi con un passo indietro capiamo le esigenze degli altri e alla fine abbiamo una sintesi che ci consente di muovere in armonia e in pace. Sembrano parole dette in chiesa, ma la pace è necessaria per poter veramente andare avanti. Questo è il messaggio che noi diamo, non solamente a Siderno ma su tutto il territorio, perché vede, noi siamo di Siderno, ma dobbiamo sentirci tutti cittadini di una grande città che si chiama Locride. Ecco perché noi salutiamo gli amici delle città vicine e d'ora in poi aumenteremo questo senso di cooperazione, di attenzione per gli altri paesi. Hai assaggiato la sguta? Era buonissima. 5 stelle in piazza a Roccella Ionica per far riflettere i cittadini, non soltanto di Roccella Ionica, sui temi più attuali della politica italiana. Un evento organizzato al Movimento 5 Stelle e in particolare dagli attivisti di Roccella Ionica. Sabato, in piazza San Vittorio, alle ore 19, si è svolto un incontro dibattito dal tema amministrazione della città e rapporto tra i comuni e cittadino. Ha introdotto l'iniziativa il portavoce del candidato a consigliere Giuseppe Muriale. Sono intervenuti Monica Lozzi, presidente del settimo municipio di Roma, Giuseppe Commiso, assessore al bilancio del settimo municipio di Roma, e ancora Marilena Checchi, consigliera dei comuni di Ciampino. Ha moderato l'incontro Domenico Cappelleri, portavoce candidato a sindaco. Ho avuto la fortuna di conoscere gli attivisti del Movimento 5 Stelle di Roccella Ionica proprio nel mio territorio e oggi sono qui anche in compagnia del mio assessore al bilancio per sostenere il candidato sindaco. Questa è la prima lista del Movimento 5 Stelle della Calabria che è stata certificata. Noi, come sapete, oramai ci conoscete, il Movimento 5 Stelle è conosciuto in tutta Italia, siamo dei cittadini che vogliamo riprenderci il controllo delle istituzioni, vogliamo dire la nostra, non vogliamo più
più stare seduti ad attendere che altri facciano quello che vogliamo fare noi, cioè rendere la città a misura d'uomo, a misura di bambino, a misura di cittadino onesto che deve recuperare spazi di socialità. E il nostro sindaco, abbiamo visto in anteprima il loro programma, il candidato sindaco di Roccella fa tutto questo, si occuperà di riqualificare le spiagge, di riqualificare le strade con una cura estremamente importante per l'ambiente, che è una nostra stella principale, e quindi siamo felicissimi di essere qui a sostenerlo. Siamo qui a sostenere la prima lista certificata del Movimento 5 Stelle qui in Calabria, che è a Roccella Ionica. Speriamo che quantomeno i ragazzi, le persone che si sono dimostrati di buona volontà e vogliono iniziare ad entrare nell'amministrazione di Roccella per cercare di un po' portare fuori, far conoscere ai cittadini di tutta di Roccella quello che avviene nella realtà all'interno della stanza dei bottoni, perché i cittadini magari vedono quello che c'è fuori ma non sanno quello che succede. Basta soltanto questo, occorrerebbe iniziare anche così, perché è un piccolo inizio per poter poi diffondere e cercare di coinvolgere sempre più possibile la cittadinanza perché si interessi del territorio in cui vive. Sono qui con loro perché credo tantissimo nel progetto del Movimento, sto vedendo i risultati del Movimento 5 Stelle a Roma, nonostante quanto si dica spesso nei mezzi di comunicazione, e sono qui perché voglio dire che il Movimento 5 Stelle è qualcosa che veramente funziona ed è la soluzione per il nostro territorio. Io sono originaria della Calabria, in particolare di Sant'Ilario dello Ionio, e amo questa terra tanto quanto amo Roma. Conosco questa terra, conosco le sue potenzialità e voglio che le persone decidano di stare o di andare in totale libertà, e non perché la mala politica, la mala gestione e la criminalità obbligano i giovani e quant'altro a dover lasciare le proprie terre. Questa è una cosa che è inconcepibile ed inaccettabile. È stata la prima lista ufficiale certificata del Movimento 5 Stelle in Calabria. Ho invitato la nostra presidente Monica Lozzi della Giunta Raggi. Io amo il mio paese, ma amo anche Roma in quanto è la nostra capitale, è la capitale più bella del mondo. Io ho dato la disponibilità come attivista e come piccolo imprenditore a titolo gratuito all'amministrazione Raggi di cercare di migliorare qualcosa a questa di migliorare Roma con il mio aiuto. Celebrazioni, riti e tradizioni di Calabria, scegliamo alcuni passaggi significativi. Nella provincia di Reggio Calabria siamo alla svelata di Gioiosa Ionica. Con questa mattinata si concludono i riti pasquali qui a Gioiosa Ionica. Il mio è, voglio fare un augurio a nome di tutta la comunità, a tutti coloro i quali in questi giorni sono stati a Gioiosa, ma anche coloro che sono fuori, lontano per motivi di lavoro o per altri motivi. È stata una settimana intensa dove, all'insegna dell'unità, della solidarietà, soprattutto tra tutte le parrocchie di Gioiosa, e questo è un segno che ci consente di dire che questa comunità cresce soprattutto nel dialogo e nella solidarietà. Madre,
tanti auguri di una santa Pasqua di resurrezione e di vita. Questo è il messaggio che vogliamo dare oggi alla fine di questa frontata qui a Gioiosa, nella settimana di Pasqua che si sta per aprire da oggi in avanti, possa veramente benedire le nostre case, le nostre famiglie, ognuno di noi, possa il risorto vivere nei nostri cuori, nelle nostre attese, nelle nostre speranze e dare ad ognuno di noi quello che gli abbiamo chiesto di risorgere, di far risorgere nella nostra vita. Quindi chiediamo veramente al Signore la gioia di essere testimoni del suo amore e di portarlo a tutti, agli ammalati, ai poveri, agli esclusi, agli emarginati, agli immigrati, a coloro che in questo momento forse sono la parte debole della nostra società. Mi piace ricordare in questi giorni quell'immagine che ho visto su Facebook girare parecchio, la pietà di Michelangelo con un Cristo nero sulle sue gambe, proprio a simboleggiare che, come diceva Papa Francesco, la chiusura dei porti e la chiusura dei cuori, la non accoglienza non è risurrezione. Noi vogliamo accogliere per risorgere con Cristo, accogliere gli ultimi, i poveri, coloro che sono ai margini della società. Buona Pasqua a tutti. Tanta fede, tanta partecipazione anche a Rizzicoli per la tradizionale affrontata. Sindaco, lei da pochi mesi a guida di questa amministrazione, ecco, sì. Oggi a Rizzicoli un grande evento, quello dell'affuntata. Si dice che è una delle migliori affuntate che ci sono in Calabria, è così? Sì, per noi è la migliore, per noi rizziconesi è la migliore, sicuramente è una delle migliori, non fosse altro perché parliamo di oltre 2 secoli di affuntata, anno per anno, anche con la grandine, anche con il vento, anche con la pioggia, l'affrontata si è sempre svolta qui a Rizzicoli. È una tradizione particolare, una tradizione culturale della quale andiamo orgogliosi, l'Arciconfraternita del Rosario, custode di questa tradizione, la porta avanti di generazione in generazione, è una tradizione che accomuna tutti i 40 km quadrati del territorio di Rizzicoli, capoluogo, frazioni, ognuna con le proprie legittime tradizioni di fede e tradizioni culturali, ma questa è la tradizione, è l'evento che veramente accomuna tutti i cittadini di Rizzicoli. Sindaco, l'ultima domanda, oggi lei è sindaco, quale sarà l'emozione con la fascia vedere l'affrontata di Rizzicoli? Ora, l'ho vissuta già da assessore alla cultura in passato ed era già forte. Vediamo, adesso aspetto che esca la Madonna perché è tradizione che il sindaco accompagni la Madonna, e la statua della Madonna appunto. Vediamo, ne parliamo dopo. Dai, grazie, per grazie sindaco. Franco Barrese, coordinatore di questa affruntata, ecco, come si svolge il percorso e perché vestiti così? Allora, questo intanto è il vestito ufficiale dell'Arciconfraternita, che è un arciconfratello a livello nazionale, quindi ogni arciconfraternita ha il suo vestito, ha il suo abito, e questo è l'abito dell'arciconfraternita di Rizzicoli, quindi sono vestiti a festa per questa occasione. Questo è l'abito di cerimonia. Come si svolge l'affruntata? È la classica, il viaggio di San Giovanni che porta la notizia e fa da spola tra la Madonna incredula della resurrezione del figlio. E quindi San Giovanni fa i 3 viaggi per portare la novella. Il primo lo fa con un ritmo diciamo da soldato, da passo, come si suol dire, tranquillo, e porta la notizia che la Madonna è incredula a crederci. Poi il secondo viaggio lo fa un pochettino più ritmato, perché lui vede che c'era nella tomba dove il Cristo era morto, c'è qualcosa che non andava, e fa di solito un altro viaggio per portare questa novella pure alla Madonna, ancora incredula. Il terzo viaggio lui torna, San Giovanni torna e trova la grotta aperta, e lì scopre che il Cristo era risorto, quindi ad alta velocità torna dalla Madonna a portare la novella, e la Madonna incontra poi, vestita da abito nero, come poi si vedrà nell'incontro, e gioiosa con l'abito sotto perché incredula, vestita a festa perché scopre che effettivamente il Cristo e il suo figlio era risorto. Abbiamo anche oggi chi presente questa... Il priore dell'Arciconfraternita. Ecco, parliamo di questa affrontata per i nostri telespettatori che ci stanno guardando. Cos'è l'affrontata? Ecco, l'affrontata tipo per noi rizziconesi che la viviamo in modo diverso. Tutti la vivono in un punto di vista religioso, liturgico, ma noi
per noi rizigonesi è qualcosa in più, la viviamo anche da un punto di vista pagano, perché è una tradizione proprio secolare e speriamo che tutti questi giovani che oggi partecipano qua possa continuare in seguito a continuare questa bella tradizione, perché oggi come oggi posso dire una cosa, sono soddisfatto di essere rizigonesi da questo punto di vista. Ha detto un signore anzianotto che quando si vede l'affrontata la gente piange. È vero, perché come io ora non sono, sono eventualmente emozionato per voi per l'intervista, ma è un qualcosa che c'è dentro, che in genere, tipo, ripeto, chi la vive come noi, che abbiamo questa Pasqua, la viviamo in modo diverso. La viviamo tipo in più intensamente, ma non da un punto di vista, perché ripeto, voglio dire, la viviamo come, da un punto di vista pagano, ma è un qualcosa di veramente non emozionante. Non solo per i zigonesi, ma sappiamo per la piana intera oggi è qui, sì. E diciamo anche parte della Calabria, perché abbiamo sentito anche persone da Cosenza e da Catanzaro che sono qui per l'affrontata. Ed è vero, noi oggi siamo come possiamo dire, tipo veramente un faro per la piana e per i paesi limitrofi. Per noi è una cosa soddisfazione, perché avere 4-5 mila persone qua oggi sulla Pasqua, in questo momento, per noi è una grande soddisfazione. Come giustamente, eventualmente, come il sindaco da un punto di vista tipo che può essere orgoglioso come paese, ma io da un punto di vista tipo che del ruolo che occupo e dei rizigonesi posso dire sono soddisfatto di essere rizigonesi. Per l'agenda domani 24 di aprile ore 18, ex convento dei minimi di Roccella, incontro organizzato da Scolè con il rettore dell'Università di Macerata Francesco Adornato. L'incontro si colloca nel quadro della collaborazione tra Scolè e UniMC, Università Macerata, e verterà su Calabria Marche andata e ritorno. Martedì 26 alle ore 21, auditorium di Roccella Ionica, il Gennaro Calabrese Show. Leggiamo i titoli delle principali testate calabresi. Ospedali, più tempo per assumere. Il collasso dei reparti a corto di personale vanificherebbe il decreto Calabria. Tra deroghe e ritardi strategici non sembra ormai così imminente il blocco del turnover nella sanità regionale. Il taglio alto per occuparci del maltempo, del forte vento di ieri, giornata di Pasquetta in Calabria. C'è stato un forte vento che ha creato disagi, salta il molo sotto flutto, scoperchiato una palestra, il forte vento ha causato danni ingenti soprattutto nel Regino, a Villa San Giovanni, nella Piana, a Cittanova. Pavimentazioni di velta nell'opera di protezione inaugurata 2 mesi fa. Qui vedete Villa San Giovanni, il molo sotto flutto. Scommessa in 'Ndrangheta, preso a Malta il latitante Ricci, era sfuggito all'arresto il 14 novembre del 2018. Questo per quanto riguarda la cronaca. Governo a rischio, i temi della politica nazionale, braccio di ferro tra Lega e Movimento 5 Stelle sul Salva Roma e sul caso Siri. E poi ancora il terrorismo islamista ha colpito ancora. Serie di esplosioni, attacco jihadista, Pasqua di sangue, ci sono 290 vittime e 500 feriti. Per quanto riguarda i temi, ancora una volta tutte calabresi, ci spostiamo a Spalla. Con gli occhielli di Reggio e Provincia, elezioni avvocati a Reggio Calabria in campo, già 4 liste e ben 67 candidate. A Gerace, Pasquette in piazza, la strada d'accesso è una vergogna, un flash mob con striscioni dei cittadini per svegliare la Metro City affinché possa intervenire. E poi ancora, per quanto riguarda le altre notizie, il prezzo vola, petrolio stretta, stretta dell'USA sull'export iraniano, stop alle esenzioni per l'Italia e altri 7 paesi. Chiudiamo con il quotidiano, si parla di sprechi, il patrimonio svenduto della sanità, i beni delle aziende sanitarie calabresi, i dati del dossier del consigliere Guccione, contratti di affitto con canoni irrisori, anche orali, bene passati di proprietà per uso Capione. E poi ancora l'alta velocità arriva in Calabria per un guasto e la galleria di Paola chiusa dal 6 maggio a fine giugno. Poi l'intervista con il tridico dell'Inps, il legame con la mia terra è sempre fortissimo, dice sindacati, sposato a Oliverio, scatto di Reno al voto. E poi a Rocca Bennarda per la cronaca, 2 proiettili sull'auto, intimidazione in piazza al sindaco. Vedete, c'è stata poi anche una iniziativa che è stata organizzata a Rocca Bennarda per dire no
alla criminalità, dunque una fiaccolata a favore del sindaco intimidito. Reggio, lo Stretto Unito dalla Festa della Liberazione, all'evento alla Villa Comunale il presidente della Corte Costituzionale Gaetano Silvestri. Lampi di Reggio e Messina saranno insieme intanto per il 74esimo anniversario del 25 aprile, ormai imminente. Ndrangheta, scommesse clandestine, latitante legato ai clan preso a Malta, era sfuggito all'operazione Galassia, e l'ultima notizia riguarda gli enti locali, Calabria prima, ma per comuni purtroppo in dissesto o predissesto. Ci fermiamo qui, non ci sono altre notizie per quanto riguardava l'edicola digitale, le prime pagine dei principali quotidiani calabresi. Grazie per averci seguiti. Il tempo che farà in Calabria. Variabilità anche oggi, possibile ancora mareggiate su tutto il litorale ionico e tirrenico, il vento proseguirà anche per le prossime ore, miglioramento solo dalla serata, temperature in leggero rialzo. Grazie per l'ascolto. È tutto per questo giornale, grazie, riepilogo. Sanità manovra per scongiurare il blocco delle assunzioni. Giorno di Pasqua, nuova intimidazione al sindaco di Rocca Bernarda, busta con due pallottole sul parabrezza dell'auto. Piscopi sani contro tutti, pronti a far evadere il boss di Ariola, un pentito rivela, un comando stava per muoversi. Operazione Galassia, scommesse in 'Ndrangheta, preso a Malta il latitante Ricci. Messina, Cosenza, Reggio e Vibo, tutti i comuni a rischio di dissesto secondo la Corte dei Conti. La Calabria è prima in Italia. Operazione Pasqua sicura a Catanzaro, controlli su tutto il territorio, 4 denunce. Pasquetta col maltempo, ma pochi temerari e la gente che si sposta. Strade vergogna nel Regino, a Gerace una pasquetta di protesta in piazza per la strada vergogna.